agricoltori, commercianti, artigiani, operai, trasportatori e pensionati iniziano la rivoluzione siciliana, come è stata già definita, dalla mezzanotte di ieri. Anche Niscemi aderisce e le donne, agricoltori e mogli, assieme ai loro figli, iniziano la manifestazione dalla piazza Vittorio Emanuele per poi ricongiungersi a loro mariti lungo il presidio di Ponte Olivo, svincolo nevralgico sulla statale 417 che collega Gela a Catania. Bene, è guai! Sono tante univoche le richieste da parte del movimento dei forconi che capeggia la manifestazione in tutta la Sicilia e se non saranno ascoltati sono disposti ad andare oltre i 5 giorni previsti per la manifestazione e proseguire ad oltranza. Tanta la disperazione, tanto il bisogno che si abbassi la pressione fiscale, le accise sui carburanti e che la classe politica regionale e nazionale prenda seri provvedimenti per un'agricoltura oramai al collasso che inesorabilmente trascina con sé nel baratro l'intero sistema economico nazionale. Che si fermino le importazioni dall'estero, gridano, e che ci tolgano il capestro della Seriz con la quale oramai tutti, chi poco e chi molto, siamo indebitati. Ma sentiamo dalla viva voce dei manifestanti i motivi che li hanno indotti a questa dura protesta. Sono Rosario Ferrara, un agricoltore dei Forconi. La Sicilia oggi si è fermata. Speriamo che questi governi ci ascoltino e ci aiutino. Sono un lavoratore che non posso andare in avanti. Arrivare al punto neanche di mangiare. Come dobbiamo fare? Basta, siamo arrivati. I Forconi oggi non fanno passare nessuno. Poi se dobbiamo andare a Roma, andiamo a Roma. Perché stiamo morendo dalla fame, tutte queste bambine che stanno crescendo e con questa crisi non si può andare avanti. È la stessa cosa, giustamente, perché siamo mio marito è pensionato, però io ho partecipato perché c'è mio figlio che è nell'agricoltura, però un maltempo di 3 anni fa ha distrutto tutto, perché ci sono troppe tasse, troppa luce aumentata, la benzina, tutto, tutto, che poi una si prende di emozione, magari manco sape quello che deve dire. Ma i problemi sono tanti. Grazie, signore. Vorrei dire di mandare avanti il commercio perché i nostri prodotti agricoli non vanno più niente, noi non sappiamo come tirare avanti. Non possiamo pagare gli operai, non possiamo pagare le spese della Seriti che ci stanno bruciando, non sappiamo che strada prendere. Quindi che il governo ci aiuti perché non riusciamo più ad andare a fare la spesa come prima. Questo. E i nostri figli non possiamo garantire neanche più lo studio. I tasse devono andare un triplo, non è che conto che neanche buscamo 39 euro al giorno. Però non bastano non più. Non la facciamo più. La benzina quasi a 2 euro. Cioè, o pomodoro e tutto cose in terra, il carciofo, tutto cose in terra. Perciò, non ci sono come a campare. Io sono Angelo Di Modica, è muratore, un artigiano. E siamo qui tutti fermi, a Niscemi e nella statale Contrada Pondolevo. Che tutti ci guardano e tutti ci osservano, che siamo tutti fermi, che non ce la possiamo fare più, né in campagna, né in città, né in paese, siamo tutti fermi. Le tasse, e come le paghiamo? Lavoro non ce n'è. La produzione, i carciofi, è solo zero. Come dobbiamo fare? E la benzina? E questi bambini? Come fanno questi piccoli? Non c'è futuro né per noi e né per loro. Io sto parlando qui questa mattina a nome di tutti i niscemesi. Ecco, io mi chiamo Buscemi Salvatore, diciamo che rappresento gli artigiani perché io faccio l'artigiano. I problemi della mia categoria sono di conseguenza, perché purtroppo quando l'economia non gira, dal momento in cui io faccio parte, diciamo, di un paese che è prettamente agricolo, cioè, è normale che la mia categoria cadrà pure. Non sarà ora, sarà fra una settimana, sarà fra 10 giorni, però sarà così. È inutile che noi non possiamo pretendere rimanere con le mani in mano e stare a guardare pensando che forse Dio ci aiuterà. Non è così.
Mi chiamo Pietro Morgano e vendo pneumatici a livello locale, a livello un po' anche regionale, però purtroppo tramite un po' tutte queste situazioni che vengono a crearsi siamo tutti in crisi totale, vuoi per i trasporti, vuoi per il gasolio, il caro carburante che è impossibile, in più la crisi che giustamente nessuno a livello coltivatore diretti possono riuscire più ad acquistare le gomme, con i carciofi che si vendono a 2,50 euro una cassetta, sfidiamo qualsiasi persona che realmente può vivere con le spese che ci hanno di concime, di tutto quello che è il sistema burocratico, tasse e via discutendo. Questo purtroppo è una situazione molto critica e speriamo che sia i politici a livello locale che nazionale, che a livello europeo possano capire quello che è il disagio che abbiamo noi qui al sud e in Sicilia e a Niscemi specialmente, dove noi viviamo esclusivamente di agricoltura, non abbiamo industria, non abbiamo niente. Siamo costretti a licenziare anche dipendenti perché non ce la facciamo più neanche a sostenere le spese che riusciamo a pagare gli stipendi, questa è la verità realmente. C'è tutto confiscato, c'è tutto, e con questo sistema di mercato che abbiamo i problemi non si possono risolvere. Noi abbiamo le buone intenzioni di risolvere, però non si possono risolvere questi problemi con questo tipo di mercato. Se ci danno la possibilità che non vanno a entrare merci agricola dei mai grebe, noi possiamo piazzare il nostro prodotto degno che possiamo risolvere i problemi nostri. Gli operai, la SERT, le spese eccetera eccetera. Non facendo questa situazione non possiamo andare proprio a nessuna parte più, che già siamo confiscati tutto. Ora ci siamo riuniti qui le donne in piazza con tanta rabbia che i nostri mariti da ieri sera della mezzanotte stanno facendo il presidio nella strada Gela Catania. Non sappiamo come muoverci, come poter fare questa rivoluzione. Questa è la nostra rivoluzione siciliana. Siamo tutti arrabbiati, la nostra rabbia ci parte da dentro, abbiamo tanti bambini, a scuola stamattina non ci sono andati, perché con tanto onore i nostri figli sono figli di agricoltori e devono collaborare con noi e devono venire vicino a noi e stare con noi. E capire che questo sistema non va bene, il sistema non va bene. Allora noi con le nostre forze siamo arrivati qua. Non abbiamo avuto aiuto da nessuno, da questi nostri politici, non ci ascoltano, solo guardano e fanno gli indifferenti, ma il problema è nostro e ce lo dobbiamo risolvere noi se ci riusciremo. Non siamo una politica, non siamo sindacati, siamo solo lavoratori. Vogliamo solo la nostra dignità e con le nostre forze speriamo di farcela. La Sicilia è ferma per 4 giorni e noi siamo dietro a loro, ai nostri mariti, con le nostre famiglie. Bravo. Allora, oggi qua deve arrivare un messaggio a tutta la Sicilia. Dobbiamo tutti partecipare a questo sciopero perché la svolta della Sicilia o avviene ora o adesso o mai più. Perché oggi la Sicilia è peggio del dopoguerra. Prima avevamo la speranza di andare al nord, a Milano, a Livorno, anche se disprezzati e chiamati terroni. Oggi l'unica alternativa è mandare i mariti e i figli a mettere la maschera per lo smaltimento dell'amiante. Noi qua abbiamo il mare, abbiamo l'agricoltura, abbiamo tutto, abbiamo i mariti che la mattina si alzano per andare a lavorare, ci siamo comprati il lavoro, abbiamo investito un sacco di soldi e tutta la gente oramai è troppo rassegnata e delusa, depressa a casa. Ci dobbiamo svegliare tutti! Il mio nome è Laura Disca, sono una cittadina niscemese e sono qui e in rappresentanza del mio paese, ma è soprattutto anche come mamma. Noi ci troviamo qui e sicuramente nel mese di gennaio, con questo freddo, sicuramente dei motivi grossi ci portano a scendere e a manifestare. Manifestiamo per diverse motivazioni. Intanto ci tengo a precisare una cosa, che ci troviamo qui
e non siamo a rappresentare nessun partito, perché siamo come gruppo di persone arrabbiate. Non possiamo più soccombere alle decisioni dello Stato, non possiamo più soccombere a una politica che è la politica della tutela della casta, una politica che non tiene conto del popolo, delle persone che lavorano e che non riescono più ad arrivare a fine mese. Non si riesce nemmeno ad arrivare al 10 perché non possiamo nemmeno comprare da mangiare ai nostri figli. Quindi cosa chiediamo? Chiediamo che lo Stato ci tuteli, che lo Stato aiuti i lavoratori, che lo Stato aiuti sia gli agricoltori, i commercianti, gli artigiani, ma anche la classe degli impiegati, perché stanno cercando di fare diventare tutti allo stesso livello, i ricchi e i poveri. Non si può accettare, non si può accettare la politica degli aristocratici, non fanno altro che tutelare i loro interessi, gli interessi dei ricchi, e basta, aumentando sempre tutto, aumentando le tasse, mettendo le tasse sulle bollette dell'Enel, sulle bollette del gas. Questo non è possibile accettarlo, quindi chiediamo che la nostra voce del popolo si alzi al di sopra di questo stato di abbandono e quindi che ci diano delle risposte da parte del governo. Grazie.